Il titolo complessità su misura, diciamo, sembra abbastanza enigmatico, no? Perché sembra che ognuno si faccia la sua complessità quando al sarto si fa il vestito, no? Io mi faccio la mia complessità, vado al mio sarto, mi faccio la mia. E invece nasconde una riflessione, direi, filosofica, molto interessante. E ovviamente io poi l'ho riletta questa riflessione dal mio punto di vista, quindi può darsi che non coincide col punto di vista dell'autore. Sono quasi sicuro. Quindi anzi sono sicuro anch'io di questo. Diciamo che ci ho messo parecchio per trovare la mia interpretazione alla sua affermazione, perché complessità su misura si presenta in maniera, diciamo, sostanzialmente enigmatica. Io leggerò alcuni passi per intrecciare questo colloquio. Le interpretazioni che aggiungono qualcosa. Allora, in realtà, complessità su misura, la prima affermazione chiave sta a pagina 60, dove dice, sempre con un tono colloquiale, dice: ho maturato l'idea che tutte le persone tendono a trovare il loro livello di realtà, il che significa che tutti tendono a supplire le loro carenze con una quantità più o meno grande di realtà, di bugie involontarie, di ideologia, in modo da creare un certo equilibrio, una qualche forma di accordo compromissorio tra se stessi e il mondo. Poco prima hai detto che sostanzialmente che è necessario un atto di umiltà nei confronti del mistero dell'esistenza che può essere vissuto dignitosamente con grado di consapevolezza, con livelli di realtà pressoché infiniti, parentesi, ogni persona ha un suo livello di complessità e quindi di realtà, chiusa parentesi. Anzi, credo che si può dopo, però diciamo questo è il punto chiave, cioè nel senso, dice, è perché qua tutto è enigmatico, che praticamente ogni persona tende a trovare il proprio livello di realtà, se non lo trova lo combina con un livello di irrealtà, poi ogni persona ha il suo livello di complessità e quindi, dice, quindi di realtà. Complessità e quindi in realtà, quindi mi ha lasciato. Indiscutibile. No, è interessante, è un enigma da sciogliere per me, quindi da questo punto di vista è interessante. In realtà, poco prima, a qualche pagina precedente, quindi da questa lettura sembrerebbe la complessità sia un fatto privato tra me e il mondo, no? Io devo trovare una soluzione del mio rapporto con il mondo. Esattamente. Però, a pagina 41, l'autore, qui presente, dice: la scoperta della complessità è la scoperta di come va veramente il mondo, mettendo veramente in possibile, cioè in modo non lineare, in modo difficilmente predicibile, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, mettiamoci d'accordo, io mi devo mettere d'accordo, no? Il mondo è un problema, la complessità è un problema da per il mondo, oppure la scoperta di come va veramente il mondo, cioè è la complessità della proprietà di come va veramente il mondo, oppure è un problema mio, che devo trovare un modo per navigare il mondo. E questo è il problema che l'autore porta avanti in modo diverso, alcune volte in maniera più esplicita, altre volte in maniera più implicita, comunque fino alla fine. Perché quando poi alla fine di tutto il libro, a pagina 252, l'ultimo capitolo che citava pure il nostro magnifico rettore, e fa una sintesi di tutti i punti chiave, diciamo, del libro, e fa un paragrafetto che intitola proprio Complessità su misura, afferma: il titolo di questo volume è Complessità su misura, il cui significato è multiplo. Che cosa ho inteso dire? Innanzitutto che la complessità esiste. Costituisce una possibile visione del mondo in quanto assume connotazioni diverse a seconda di chi la prende in considerazione.
queste connotazioni diverse dipendono non tanto dalla dimensione oggettiva della complessità, quanto dalla dimensione soggettiva che diversa da persona a persona. Quindi, diciamo, la tesi, quello che comprendo io, è che esistono tutte e due le dimensioni, sia la dimensione soggettiva sia la dimensione oggettiva. E qui io vado in difficoltà, per così dire, una difficoltà che però mi ha stimolato, perché devo risolvere questa difficoltà, perché da, diciamo, purtroppo noi come il nostro correttore siamo abituati per il nostro insufficienza a un ragionamento lineare, per cui quello che è contemporaneamente oggettivo e soggettivo io devo risolverla, perché non riesco poi a capire come destreggiarmi con questa situazione. Quindi per così dire ho cominciato un percorso di lettura di questo libro per riuscire a trovare il bambino della matassa. E devo dire, questo percorso di lettura è stato molto interessante perché mi ha fatto scoprire un concetto a cui avevo prestato un'attenzione piuttosto scarsa e che però, grazie appunto al libro di Scifo, ho sviluppato più a fondo, che è il concetto di complessità necessaria, che secondo me sarà lo sfondo di questo libro. Complessità necessaria. Cosa significa? E poi quindi interpreterò questo testo dal punto di vista di questo concetto. Cosa significa questo concetto? Quindi ho riletto, una volta arrivato a questa conclusione, ho riletto, per così dire, il libro da questo punto di vista. Complessità necessaria. Allora, il punto di partenza è quello che ho già citato Ianello, cioè la citazione che fa anche Alberto nel professor De Toni nell'introduzione di Pergament, e poi la fa anche Scifo più avanti, cioè dell'abbondanza del mondo. Cioè sostanzialmente il concetto di abbondanza, che sostanzialmente significa che il mondo è sempre eccessivo, no? Rispetto a tutte le nostre potenzialità, cioè ci sono troppe cose. Dice Feyerabend: il mondo in cui abitiamo è abbondante al di là di ogni nostra più audace immaginazione. Vi sono alberi, sogni, tramonti temporali, ombre, eccetera. Cioè, c'è troppo. La cosa interessante è che la stessa cosa dice Luhmann quando dice che il mondo è il mondo delle possibilità, la totalità delle possibilità, di tutti gli eventi e di tutte le circostanze possibili. Arriviamo così, la totalità delle possibilità. Cioè, questa totalità della possibilità è il mondo. In questa totalità delle possibilità esiste A, esiste non A, esistono i paradossi, esistono le metamorfosi, esistono le contraddizioni, esiste il bianco, il bello, il brutto, cioè è la totalità delle possibilità. E la cosa interessante, in questa totalità, poiché è proprio totalità, ammette tutto. E la nostra sensazione, quando abbiamo la sensazione di un sistema complesso, di un'esperienza complessa, è sempre una sensazione che per quanto noi ci sforziamo di capirla, ci sfugge sempre qualche cosa. Cioè, almeno la mia sensazione, quando dico questa cosa è complessa, sì, ho capito questo dettaglio, ho capito questo contesto, ho capito questo particolare, però c'è sempre qualche cosa che mi sfugge. Cioè, questa è la sensazione privata, personale, la complessità, e che poi non si afferra mai per il corpo. Cioè, c'è sempre qualcosa che mi filtra tra le mani. Ed è questa totalità che ci sfugge, perché è questa difficoltà di afferrarla. No, questa è una questione. Perché? E qui entra il secondo concetto importante di Giuseppe Scifo, quando introduce l'individualismo metodologico, che sembra una cosa molto filosofica, però sostanzialmente a fondo è questa qua. La complessità in questo mondo che noi chiamiamo appunto complesso, questa totalità che noi chiamiamo complessa, è sempre osservato da qualcuno. Cioè non è l'osservatore, è parte del mondo che osserva il mondo, interagisce con il mondo. Però poiché è parte del mondo, può specificarne come un sottoinsieme, no?
può specificarne soltanto una parte di questa potenzialità. Come, perché anche se complesso, comunque è un pezzettino del mondo nella sua totalità. Quindi, se noi ritagliamo, se il mondo è la superficie di questo, il soggetto sta qua, è soltanto un pezzettino di questo mondo. È come tale, è soltanto un elemento di questa totalità. Quindi, e questo soggetto, nell'individualismo biologico, non sono le organizzazioni sociali, non sono i sistemi sociali, è l'individuo. L'individualismo biologico è molto importante da questo punto di vista, perché dice rock bottom, cioè l'ultimo elemento con cui bisogna fare i conti è l'individuo. L'organizzazione è una costruzione di un sistema di relazioni tra gli individui che sviluppano attività congiunte all'interno di un sistema di vincoli che sono obiettivi, tecnologie, valori, regole, tutto, c'è un sistema. Però alla fine, se noi togliamo gli individui e lasciamo soltanto queste cose, non c'è più l'organizzazione, no? Viceversa, gli individui senza queste cose possono ricostruire l'organizzazione. Quindi alla fine qualsiasi organizzazione, anche questa nostra qui così transitoria come quella di stasera, è il risultato, è la nostra interazione all'interno di una cornice di regole, di vincoli, cioè, all'interno di una memoria collettiva, una memoria condivisa. E questa memoria condivisa che consente ai soggetti di svolgere le attività congiunte. Quindi alla fine, se vogliamo comprendere l'organizzazione, dobbiamo comprendere come interagiscono i singoli soggetti all'interno di questa memoria condivisa. E la memoria condivisa offre ai soggetti non soltanto i vincoli per l'azione, ma anche le risorse per l'azione. Gli dice come argomentare le cose, quali sono le affermazioni ammissibili, quali sono quelle non ammissibili, quali sono le cose che può fare, le cose che non può fare. Io, per esempio, nell'organizzazione di questo incontro non posso salire sulla cattedra e mettermi a parlare. Non è quello che è consentito, no? Da un protocollo di comportamento ammesso in questa situazione, no? Tutti quanti partecipiamo sostanzialmente a questo, sappiamo che queste sono le regole del gioco, e quindi il nostro lettore fa le regole del gioco del buon presentatore, scifo del buon scrittore, eccetera. No, quindi tutti quanti sviluppiamo un comportamento all'interno, come diciamo, di una sceneggiatura sociale, no? Che tutti quanti condividiamo. Quindi alla fine l'individualismo biologico significa, per capire le organizzazioni bisogna capire come interagiscono gli individui all'interno di questo quadro di riferimento complessivo. E non viceversa. E questa è la grande scoperta dell'emergenza. Cioè, che l'emergenza è data dal fatto che sono gli individui che interagiscono. E se non ci fosse questa interazione, non ci sarebbe emergenza. Se l'interazione avesse grado di libertà, e mo capiamo, poi capiremo subito perché c'è grado di libertà, non ci sarebbe emergenza. Quindi l'organizzazione è il risultato di questo processo. Ed è estremamente importante che questa S sia il soggetto, no, sia l'individuo. Io mi piacerebbe invece di scrivere S come soggetto, S come self, per il concetto junghiano, cioè perché una delle conquiste della vita dell'organizzazione moderna è che l'individuo, quindi anche l'insieme di individui, opera per proteggere e sviluppare la propria identità. Cioè, se noi facciamo delle cose, agiamo, è perché dobbiamo proteggere la nostra identità, il nostro self, direbbe, cioè dobbiamo, e questo è un elemento estremamente importante. Ci sono, Marce Wayne ha scritto un bellissimo testo sulla leadership, partendo proprio da questo concetto che l'individuo opera per proteggere e sviluppare la propria identità. E quindi questo è il concetto. Soltanto che per fare questo, per proteggere e sviluppare la propria identità, questo soggetto deve poter interagire col mondo. Quindi deve specificare una parte
di questa totalità. E questa parte che deve specificare è la complessità a lui necessaria. La complessità a lui necessaria per poter difendere la propria identità, per poterla mantenere la propria identità. Ora, al di là del lavoro filosofico, significa che io non sto mai solo con me stesso. Anche quando rifletto sulla mia biografia e sulla mia identità, io parlo sempre di cose e di persone. Cioè, quindi, anche quando rifletto sul mio passato, perché ho bisogno di ricostruire, per così dire, un filo rosso della mia biografia, io non parlo di me nel vuoto. Io parlo di me, della mia esperienza con i miei genitori, i miei fratelli, i miei colleghi, quando ricorderò questo incontro del mio rapporto. Cioè, il mondo è sempre presente dentro di me, nella mia memoria. Quindi il soggetto, anche per la sua identità, deve tessere una trama col mondo circostante. E non può non tessere, perché altrimenti sarebbe un buco nero, cioè non ci sarebbe niente dentro. Quindi, e questo vale per il soggetto singolo, e vale anche quando noi, quando i soggetti interagiscono in una joint activity, in una attività congiunta all'interno dell'organizzazione. Cioè, c'è bisogno di questa relazione. Quindi deve costruire una relazione, deve specificare un sottoinsieme di questa complessità esterna. È questo sottoinsieme che deve specificare che è la complessità necessaria. Cioè, sostanzialmente, sull'insieme dei fatti, degli elementi del mondo che il soggetto, con cui il soggetto deve interagire, necessariamente interagire, per proteggere e sviluppare la propria identità. E questo è, secondo me, l'elemento centrale. E secondo me questo è il punto chiave della complessità su misura. Poi uno dirà, sì. Cioè, perché questo è, cioè, la necessità di sviluppare. Chiaramente, più il soggetto ha una possibilità di espandere, di sviluppare questa sua identità, più ha bisogno di allargare il cerchio della complessità esterna che deve specificare, della complessità del mondo che deve specificare. E in questo senso, quindi, la complessità esterna specificata dipende dalla complessità interna del soggetto. Cioè, discutevamo prima con Norma parlando del tipo, oggi siamo andati a vedere gli affreschi del tipo, e mi diceva, ma una persona, diciamo, che non ha cultura, riesce a godere di questi affreschi senza fare tutti questi discorsi sull'arte, sul tipo, il suo tempo, i colori, proprio? Certo, perché riesce a leggere se quella è veramente un'opera d'arte che riesce a comunicare delle emozioni, riesce ad adeguarla al proprio livello di complessità, alla propria capacità di lettura di questo mondo. Allora, però il punto chiave, secondo me, è che una volta capito questo, non riuscivo ancora a chiudere il cerchio su quel, quindi, i livelli di realtà e i livelli di realtà. Perché una volta ho capito che c'è una, per così dire, una corrispondenza tra la complessità interna del soggetto che osserva, che conosce, e la complessità che viene specificata nel mondo, cioè che significa complessità specificata? La trama di relazioni, la trama dei fatti che io prendo in considerazione, la trama di relazioni che io metto in essere, la mia capacità di trasformare il mondo attraverso questa interazione. No? Allora, dove sta il livello di realtà e quel livello di realtà? Allora, e qui scifo in anche un'altra chiave di lettura, fa la lettura del metodo di conoscenza della realtà, a partire dal metodo scientifico tradizionale, fino ad arrivare alla narrazione, no? Nella parte finale del testo. Bene, questo è stato uno degli elementi su cui ho riflettuto, perché in realtà questo soggetto come fa a possedere e a specificare questa complessità che sta qua intorno?
e io ho ricavato questo disegno reinterpretando in modo diverso un disegno che mi ha mostrato secondo me attuando una secondo me tre pratiche che io che, diciamo in termini diciamo filosofici sono termini astratti però hanno una loro concretezza. Una prima pratica che chiamiamo ontologico, cioè quali sono i fatti che mi interessano, questo è il concetto, no? Ontologico, quali sono i fatti che mi interessano. Seconda pratica che viene chiamata un'azione epistemica, cioè io modifico il mondo lasciando dei segni, delle tracce, perché queste mi aiutano poi, dei paletti indicatori, no? Che mi aiutano a capire e aiutano a sviluppare le mie capacità cognitive, quindi il mondo della comunicazione, dei segni, che hanno come unico obiettivo quello di sviluppare e potenziare le mie capacità cognitive. È il concetto, tra virgolette, che alcuni autori chiamano della mente estesa, cioè riempire il mondo esterno di segni in modo da rendere più efficace la capacità cognitiva. Poi c'è un'ultima azione, che è quella pragmatica, cioè trasformo il mondo perché a me mi serve il libro, un oggetto, mi devo fare il buco, devo fare la casa, cioè che trasformo il mondo dal punto di vista proprio materiale. Bene, però fermandoci soltanto all'aspetto conoscitivo, possiamo vedere diciamo dei modi con cui il soggetto costruisce un rapporto con la complessità necessaria. Quindi il primo livello che costruisce è il livello a cui che, diciamo delle conoscenze logico-matematiche, quelle là assiomatiche, cioè la scienza, la disciplina scientifica, quella là galileana, cioè proposizioni, esperimenti, sensate esperienze, come direbbe Galilei, esperienze falsificabili, come direbbe Popper, cioè io costruisco tutto un apparato metodologico per individuare fatti che sono sicuramente certi. La scienza pretende di darci dei fatti assolutamente certi, cioè la neve cade perché c'è la legge di gravità, e la legge di gravità è universalmente valida in tutte le parti dell'universo, no? È un fatto assolutamente certo. Ma come fa a raggiungere questa certezza? Questo è veramente interessante. Raggiunge questa certezza perché tutti quanti possono ripetere l'esperimento della mille peccati, ma se tutti possono ripetere l'esperimento della mille peccati, l'osservatore è inutile. Cioè, perché non dipende più dalla soggettività dell'osservatore. Quindi in realtà la ripetibilità dell'esperimento elimina la necessità di mettere l'osservatore. E infatti tutta la scienza moderna ha lavorato per rendere ininfluente la soggettività. Questo è interessante, almeno fino all'inizio del Novecento. Ha lavorato a rendere inutile il soggetto, cioè l'influente, cioè o lo faccio io l'esperimento, o lo fa schifo, o lo fate voi, a me la cade sempre. Quindi se lo facciamo in condizioni controllate, possiamo anche misurare, possiamo anche trovare delle leggi, eccetera. Sembrava tutto, abbiamo trovato per così dire il tesoro, no, abbiamo trovato la leva per scardinare il mondo, no? Perché poi questa è la promessa del positivismo ottocentesco, no? Cioè abbiamo trovato la leva per scardinare il mondo. Quando Comte pensa di utilizzare questa regola per analizzare i sistemi sociali, introduce proprio questo concetto. Noi dobbiamo pensare, analizzare la società come se fosse un mondo materiale, una fisica sociale, creare una fisica sociale. Ovviamente la fisica sociale è un'aberrazione dal punto di vista mentale, perché è una fisica sociale dove gli uomini non esistono. Cioè sostanzialmente l'uomo è ricondotto semplicemente a un soggetto che è subalterna delle leggi naturali. No, questo è quello. Insomma, alla fine c'è qualcosa che non funziona. In realtà tutto il Novecento ha messo in discussione questa visione, a parte tutti quanti
tutti quanti i teoremi dell'impossibilità, dice Barron. Il Novecento, dice Barron, è stato il Novecento dell'impossibilità. Si è scoperto che i sistemi formali logici, Gödel, non sono coerenti. Si è scoperto, oppure se vogliamo fare essere coerenti, sono incompleti. Si è scoperto che con la teoria di determinazione che non possiamo analizzare contemporaneamente la velocità e la posizione di una particella subatomica, perché ci sta un disturbo creato dall'osservatore. E abbiamo scoperto che la luce è contemporaneamente corpuscolare, ondulatoria, a seconda di quale esperimento facciamo. Si è imbrogliato il mondo. Il Novecento, tutta questa visione lineare si è imbrogliata abbastanza, e però, nonostante questo, all'interno delle facoltà di ingegneria e anche dell'economia, si fa una microeconomia fondata sull'ipotesi della razionalità del soggetto, e mentre la fisica sta cominciando già a mettere in discussione i fondamenti. Comunque, le scienze umane arrivano con cent'anni di ritardo. Vabbè, comunque, diciamo, questi ma il vero discorso del limite di questo primo di questa prima capacità di specificare la complessità, qual è? Il fatto che in realtà, per poter applicare il metodo scientifico, io devo mantenere intatta il concetto di identità e di non contraddizione. Cioè A è A e non può essere non A. Se A è vero, meno A è falso. No, ma posso, cioè io devo avere un principio di coerenza e quindi devo immaginare proposizioni, devo costruire dei sistemi concettuali, matematici o logici che sono coerenti. Se io non costruisco un algoritmo coerente, il calcolatore si blocca, no? Se non costruisco una macchina dove i vari pezzi ingranano in modo coerente, la macchina si blocca. Il principio di coerenza è fondamentale nel ragionamento assiomatico, no? Cioè nel ragionamento scientifico, altrimenti il sistema si blocca. Però il mondo è più complesso, abbiamo detto prima, la totalità degli eventi possibili, e gli eventi possibili purtroppo non si fermano agli eventi coerenti. Questo è dal fatto, e lo sa benissimo il nostro rettore, che quando deve stabilire come distribuire i posti all'università, si trova di fronte a un algoritmo, lo usa, schiaccia il bottoncino e ha risolto il problema. Il sistema non è coerente. Perché non è coerente? Specialmente i sistemi sociali. E quindi viene un grande elemento di discontinuità con i sistemi fisici. Perché le azioni dell'individuo non sono causate da una causa passata, ma da un'intenzione futura. E questa è la cosa interessante. Cioè, è la grande scoperta, secondo me, del Novecento, cioè questo che l'individuo è mosso da intenzioni, non da cause. Perché se, quando io ho letto qualche anno fa, a parte tutti quanti gli altri libri, ma ho letto un libro che consiglio a tutti, Il caffè degli esistenzialisti, dove riprende sostanzialmente tutta la fenomenologia, il ragionamento della fenomenologia novecentesca, Husserl e così via, e poi viene declinata dagli esistenzialisti anche in chiave politica, in chiave operativa. E la cosa interessante è, cioè, se noi rimuoviamo l'ipotesi che l'uomo non si muove come una pietra che deve necessariamente cadere, ma è mosso da intenzioni, e queste intenzioni provvedono all'individuo dei gradi di libertà. Tutto il fisicalismo del metodo scientifico applicato all'analisi della società, dell'individuo, se ne va a pallina. Perché questo grado di libertà apre alle contraddizioni, apre ai conflitti, apre ai paradossi, e sostanzialmente non è analizzabile secondo quei criteri che piacciono tanto a noi ingegneri, che ci facciamo le nostre equazioni, no?
per descrivere come funzionano le imprese, no? Le equazioni strutturali, ovvio. Quindi, perché bisogna inserire questo elemento di discontinuità. Elementi di discontinuità sono le intenzioni, gli obiettivi, che poi, tradotto nella visione junghiana, significa come voglio esprimere la mia individualità, dove voglio dirigere. E la cosa interessante è che se introduciamo questo fatto, introduciamo il concetto di scelta. E se devo scegliere, io devo per forza, non posso abbracciare tutta la totalità, devo scegliere un pezzetto, devo andare in una direzione. Quindi il concetto di scelta automaticamente dà luogo a quello che Luhmann chiama il dislivello di complessità, tra la complessità interna dell'individuo e la complessità del mondo esterno. C'è un dislivello, perché per esercitare la mia libertà io sono costretto a scegliere. Dice Sartre, tutti abbiamo l'angoscia della scelta, ci piacerebbe tanto avere i vincoli che ci dicono cosa fare. Purtroppo non abbiamo alibi, dice Sartre. Non abbiamo alibi, dobbiamo scegliere, non possiamo farci l'alibi con il nostro passato. Non possiamo dire io sono costretto a fare così perché il mio passato. Dobbiamo assumerci delle responsabilità. È la responsabilità di scegliere e di esercitare la nostra libertà. E questo, guardate, secondo me è un messaggio da un punto di vista proprio di una prospettiva umanistica enorme, perché ci libera non soltanto dal punto di vista psicologico, ma ci libera dagli alibi. Ci libera dagli alibi, cioè alla fine sono io che scelgo la mia vita. E questo secondo me è un elemento fondamentale. Per cui avete capito che questo primo giro qui, questo primo giro non raccoglie tutto. Non raccoglie tutto. Bisogna per dominare la complessità necessaria, bisogna fare un altro passo avanti. Non con gli strumenti della matematica e logica scientifica, ma bisogna fare con gli strumenti della parola, della narrazione, del discorso. Perché la differenza fondamentale è che la narrazione ammette dei livelli di ambiguità. Faccio un esempio. Se io dico la regola, dico questa affermazione, tutte le regole hanno le loro eccezioni. D'accordo? È plausibile questa regola, Giuseppe? Certamente, tutti siamo d'accordo, no? Bene, analizzando ora questa regola, che questa cosa che dal punto di vista discorsivo, questa proposizione tutti quanti l'accettiamo, no? Due regole hanno le loro eccezioni. Beh, analizzando dal punto di vista logico, se è vero che le regole hanno le loro eccezioni, ma questa affermazione delle regole hanno le loro eccezioni è una regola essa stessa. Quindi, se una regola essa stessa ha la sua eccezione, e quindi, cacchio, allora, se questa regola ha la sua eccezione, non ha eccezioni. Quindi vado in loop, perché non posso analizzare questa affermazione dal punto di vista logico. È il paradosso del venditore del primato. No, io sono un venditore, vado in loop. Perché è vera e falsa questa affermazione? Non lo sappiamo. Questa regola è su eccezione? Non lo sappiamo. Cioè non lo sappiamo, attenzione, non dal punto di vista del mantenimento di una relazione sociale, ma dal punto di vista logico assomale. Allora, che serve il discorso? E questa è la scoperta fondamentale, che ci sta un bellissimo lavoro fatto da, se non sbaglio, da Messier. Allora, che dice? Il discorso serve a mantenere il sistema di relazioni sociali, serve a mantenere la comunità, il mio essere all'interno di una comunità, serve a giustificare, serve ad argomentare. Dice io ragiono per argomentare. Non per dimostrare, per convincerti. Lo dice sempre De Vita. Bisogna argomentare per la dialettica politica. Infatti c'è una bella analisi che dimostra come uno dei difetti tipici, no? Quando uno studia le probabilità, dice che uno per studiare non può provare un teorema, ma può provarne. Può provare che il suo opposto è falso, no? Cioè non posso dire tutti i cigni sono bianchi,
io devo provare che non c'è nessun cigno nero. E vado in Nuova Zelanda. E vado in. Allora, perché? Perché tutti, significa io devo avere tutta quanta. Chiaro? Allora, in realtà quello che accade è che le nostre capacità, i nostri discorsi servono per sostenere una ragione, sostenere una tesi, sostenere un'intenzione. Quindi io che faccio? Porto a dimostrazione non quello che dice la teoria delle probabilità, il contrario, porto le questioni a favore. Quindi quello che è un baco dal punto di vista logico-matematico, cioè io devo dire che non è vero il contrario, quindi andare a cercare il contrario della mia affermazione, io quando discuto vado a cercare quello che provo, la mia affermazione, ma perché devo convincerti, non devo dimostrare, devo convincerti. Questo è quindi lo scopo del discorso, della narrazione, ha uno scopo puramente sociale, quello là di costruire l'azione collettiva, l'azione congiunta. Quindi io non sono interessato a dimostrare il vero e il falso, sono interessato alla narrazione, all'argomentazione, perché a me serve costruire l'azione congiunta. E l'azione congiunta, questo permette di appropriarsi, di altri fatti, che sono quelli là che sono sfumati, sono ambigui, che tu non puoi trattare con conflittuali, che tu non puoi trattare con tecniche logico-matematiche. Tu devi barcamenarti, no? All'interno della comunità sociale, tra le pressioni della famiglia, dei figli, del consorte, le pressioni esterne del lavoro, tutto questo mantenimento di questa complessità fluida, contrappositiva, uno lo fa attraverso il linguaggio, non è che fai gli algoritmi. Ti gestisci la relazione, gestisci, diciamo, in maniera abbastanza competente, no? Tutta la trama sociale, intrecciando discorsi che possono essere profferte d'aiuto, possono essere minacce, possono essere imposizioni, possono tutto l'armamentario retorico di cui siamo dotati. Ma anche questo permette di colonizzare soltanto un aspetto di questa complessità necessaria. Ci sta un terzo layer, e io lo metto qua. Quali sono queste? Allora, questi due primi layer io li catalogo sotto quello so di sapere, no? Legati alla teoria, so di sapere. No. Quest'altro layer io non so di sapere. Io so di sapere i fatti logico-matematici e so di sapere i fatti discorsivi. C'è quest'altro layer che sono le emozioni. Io conosco la realtà attraverso rapporti emotivi. Il terzo livello sono le emozioni. È stato dimostrato innanzitutto da Damasio, ma poi da tutto quanto un neuroscienziato, l'importanza delle emozioni, quindi la conoscenza incorporata, nel decifrare il mondo. E le emozioni, oggi stanno cominciando a studiare la neuroeconomics delle emozioni, ci sono dei centri a Cambridge che fanno queste cose, però diciamo, di solito le emozioni le trascuriamo, pure le emozioni sono fondamentali per conoscere il mondo, anzi il nostro corpo conosce il mondo attraverso gli istinti e le emozioni molto di più e molto più frequentemente di quanto noi possiamo immaginare, no? Quando c'è il batticuore, no? Perché abbiamo una paura, oppure quando pompiamo più sangue, quando siamo in altitudine, oppure quando si rizzano i piedi per il freddo, no? Cioè, il nostro corpo reagisce emozionalmente al mondo, pure quando abbiamo disgusto, no? Oppure abbiamo tutta una serie di relazioni emotive col mondo che sono le conoscenze che non sappiamo di avere. Quindi quelle di prima so di sapere, queste non so di sapere. Però non abbiamo completato questo giro e qua vediamo là in realtà. Cosa rimane in quest'altro pezzo che qui non riesco a mappare? Cosa rimane in questo pezzo che non riesco a mappare? Rimangono altri due elementi. C'è un quarto giro. Quello che non riesco a mappare con la matematica,
non riesco a mappare con i discorsi, non riesco a mappare con le emozioni, come la mappo? Con le superstizioni, con le con discorso magico. Cioè io non riesco a capire delle cose, sviluppo un senso di realtà, sviluppo una visione della realtà, perché non posso lasciare i buchi. Sviluppo una visione di realtà che è basata su un senso di realtà, cioè che è basata su una visione superstiziosa, cioè non dimostrata da nessuno. Nel Medioevo, quando non riuscivano a comprendere le malattie, i medici, durante la peste del 1354 a Parigi, dissero: è dovuta alla congiunzione dei tre pianeti che hanno attratto gli umori dalle paludi, e questa aria umida e calda si è diffusa, e quindi respirata ha fatto venire la peste a tutta l'Europa. No, quindi diciamo sostanzialmente una visione mitologica, una spiegazione ad hoc, no? La cosa bella è che noi non sappiamo di non sapere. Questa fa parte della categoria. Cioè le nostre superstizioni attuali non le conosciamo, perché noi siamo convinti che l'economia debba funzionare così. No? Questo è non sapere di non sapere, per fare quel discorso, no? Cioè io non so che veramente sto creando un'illusione, una superstizione, oppure c'è un fondamento reale di fronte a queste cose. E guardate, le superstizioni sono queste. Non sono superstizioni che tu conosci come superstizioni, sono superstizioni che tu non conosci come superstizioni, perché non sai di non sapere. C'è stato un interessante libro su tutto il paranormale nel Terzo Reich, e una cosa che mi ha sorpreso è che tutti i gerarchi nazisti, anche distinti professori universitari, credevano in una teoria ad hoc necessaria per sostenere il primato della razza ariana rispetto a quella semitica, cioè il cosiddetto ghiaccio celeste. Cioè secondo questa teoria, che ha trovato anche dei professori che l'hanno scritto, praticamente sono stati meteoriti di ghiaccio celeste che contengono dei noccioli vitali, da cui è nato il popolo nordico, che quindi non viene dall'est, non viene dagli ebrei, non viene da quel ceppo là, è un popolo a sé stante. E la cosa bella è che hanno finanziato spedizioni archeologiche in giro per il mondo per poter trovare tracce e prove di questa teoria, no? Sicuro che le hanno anche trovate. Sicuramente l'hanno pure trovato. Allora, nel senso, hanno trovato qualcosa. È questo. Quindi, allora, le superstizioni hanno questo problema. Non sai di non sapere, e quindi riempi quel buco con delle pseudoconoscenze. E noi oggi non sappiamo quali sono le nostre superstizioni. Non le sappiamo. E quindi siamo in qualche modo prigionieri di di queste idee. Ci sono due bellissimi mappamondi, un mappamondo di Fra Mauro, ve lo faccio vedere. Vedete questo mappamondo? Questo è un mappamondo fatto nel 1457-1459, prima della scoperta dell'America. Tutto pieno, non si vede bene, ma è tutto pieno di riferimenti con dove sono riportate anche in maniera, diciamo, tutti i viaggi, le superstizioni, chi abitava in questi posti e così. Guardate soltanto cosa succede 50 anni dopo. Il mondo appare quasi vuoto. Se faccio vedere il sud-est asiatico, nel mappamondo di Fra Mauro, e questo qua del 1502, vedete la differenza? Qual è la differenza? Vuoto. Vuoto. Sono sparite tutte le superstizioni che stanno là. E infatti dico, la prima scoperta della complessità è la scoperta della nostra ignoranza. Cioè, questa è la... E quell'ultimo cerchietto vuoto sono le domande che ci facciamo. Perché se noi non ci facciamo queste domande, noi non la scopriamo la complessità. Se riempiamo tutto con le superstizioni,
il mondo c'è già pieno, cioè la complessità necessaria c'è sempre. Noi abbiamo bisogno dell'ignoranza. E abbiamo bisogno di, ecco qua, torniamo al nostro, quest'ultimo layer sono le domande che ci facciamo. Quindi, e sono essenziali, perché con quelle domande noi riusciamo a esplorare e a espandere la complessità necessaria. Se non ci facciamo le domande, ma riempiamo tutto, no? Con o le superstizioni o con le nostre conoscenze formali, e le domande sono quelle là, e so di non sapere, al contrario delle superstizioni che non so di non sapere, le domande sono so di non sapere. Quindi secondo me il primo passaggio per costruire un rapporto chiaro con la complessità è proprio questo, quello là, lì partire dalle domande che ci facciamo per diciamo sviluppare la nostra identità. Allora, questo è lunghissimo il giro che ho fatto per trovare la risposta a quel quindi che diceva Scicco. Cioè, lo ripeto la frase perché mi ha costretto un tutte forse. Allora, ogni persona ha il suo livello di complessità, che praticamente sarebbe tutto quell'accettamento di complessità necessaria, e quindi di realtà. Ora, quel quindi di realtà significa, se riesce a eliminare, a tradurre le superstizioni in domande, riesce a porsi le domande, e quindi non dare tutto per scontato, avere un atteggiamento critico, a impegnarsi nello sviluppare la propria identità e contemporaneamente il proprio livello di complessità specificata, e allora sta sulla strada giusta. Se invece, e questa complessità su misura non significa che io devo adattare il vestito alla mia complessità, che io devo sviluppare la mia complessità, non devo pensarmi come un oggetto statico, ma devo pensarmi come un oggetto dinamico all'interno di un mondo complesso. E questo penso che sia il messaggio fondamentale. Però vorrei darvelo, non con le mie parole, vorrei, per chiudere, vorrei dar con le parole di un libro che sto leggendo ora, di Bettina Vernand, si chiama Le astuzie dell'intelligenza, che è sulla Metis greca. Metis, che è l'eroe polimorfo di Omero, Ulisse c'ha l'astuzia. Cos'è l'astuzia in Grecia? È la spiegazione di cui si affronta la complessità. Poi vi leggo un passaggio soltanto. Allora, l'individuo dotato di Metis, cioè di astuzia, uomo Dio, quando si cimenta con una realtà, vede gli aggettivi, molteplici, mutevole, resa quasi imprendibile al suo potere di polimorfia, può non dominarlo, cioè chiuderlo nei limiti di una forma unica e fissa, se non mostrandosi egli stesso ancora più molteplice, mobile, polivalente della pesante. Nello stesso modo, per raggiungere direttamente la meta, per seguire senza deviare la strada attraverso un mondo fluttuante, sempre oscillante, bisogna rendere la propria intelligenza così elastica e ritorta da poterla piegare in tutti i sensi e aprirsi a tutte le direzioni. Soltanto colui che dispone di questa Metis può tracciare con maggiore esattezza la via che conduce al successo. E poi aggiunge: la Metis è una forma di intelligenza, essa implica un insieme complesso ma di atteggiamenti mentali, di comportamenti intellettuali che combinano l'intuito, la sagacia, la previsione, la spigliatezza mentale, la finzione, la capacità di trarsi d'impaccio, la vigile attenzione, il senso dell'opportunità, l'abilità nei vari campi. Un'esperienza acquisita negli anni che si applica a realtà fugaci, mobili, sconcertanti e ambigue.
cioè praticamente chiaramente è la metis, la via per fronteggiare la complessità è proprio la metis di Ulisse, che comprendere le situazioni, ti padroneggia la situazione e non è stato un rapporto di forza con la situazione, ma dice come di astuzia, cioè praticamente cerca di comprendere quali sono i punti deboli, no? Di quella situazione su cui ha delle leve su cui agire. E secondo me questa riscoperta, per così dire, di questa astuzia arcaica, no? In un mondo fluttuante, dinamico, mi sembra diciamo, la conclusione, diciamo, secondo me, più efficace di quello che ha detto Scifo in questo libro. Ha detto molte altre cose sul tempo, sulle reti, però non possiamo affrontare tutti gli argomenti, bisogna leggersi il libro, bisogna leggersi il libro. Vi ringrazio. Dove mi metto in difficoltà, ma queste difficoltà non mi mettono in difficoltà, nel senso che devo spiegarvi qualcosa di me, sono un po' narcisista, ma cercate di essere indulgenti. Allora, una cosa che avevo pensato di fare, quando mi domando tu chi sei, dunque, sono, non è che si dice, ma se sono io, devo dire, io sono Giuseppe Scifo. Ma se fossi veramente sincero, dovrei dire, io credo di essere Giuseppe Scifo. Cioè una persona, basta guardare la carta d'identità, no? C'è la burocrazia che dà una risposta. In realtà noi non sappiamo veramente come siamo. E se vogliamo analizzare questa ignoranza nei nostri confronti, dobbiamo tener conto appunto, per esempio, delle relazioni. Tener conto che abbiamo degli amici, tener conto del fatto che alcuni sono d'accordo con noi, altri sono d'accordo con noi, qualcuno ci capisce più di quanto noi stessi non capiamo, no? Ora, io ormai ho una certa età e penso di essere il più anziano di tutto questo gruppo. Per decenni sono stato il più giovane in gruppi, in questo ormai sono sempre il più vecchio, però sono ancora qui che parlo, mi sembra già un miracolo. Ora, in tutto questo tempo ho imparato tante cose, ho un curriculum vitae come tanti altri, cioè pieno di cose fatte, eccetera, mi è piaciuto fare tante cose. Però il risultato finale è che oggi ho le idee un po' meno chiare rispetto a quando sono uscito da Bocconi e avevo già, sapevo di non sapere alcune cose e dovevo imparare. Ho fatto l'econometrico, ho sempre adorato la matematica senza essere ricambiato e di conseguenza il mio amore è sempre stato infelice nei confronti della matematica. Poi ho scoperto anche alcuni difetti di matematici amici miei, cioè che matematizzavano tutto e essere schiavi di ciò che si conosce è certamente una carenza notevole. Ci sono persone, e anche qui in questi interventi o in altri interventi, coloro che hanno letto il libro e cercano di interpretarlo, io scopro che viene fuori quello che hanno fatto in passato. C'è questa cosa che io propongo, cioè della complessità soggettiva rispetto alla complessità oggettiva, che è veramente molto difficile. Io non consiglierei questo libro ai giovani. Non lo consiglierei per togliere loro delle certezze terribili, perché la ricerca nostra è l'accumulo di conoscenze. Noi abbiamo una massa di conoscenze enorme, no? Se abbiamo qualche dubbio, internet, Google, eccetera, abbiamo delle definizioni. Se ha qualche pregio questo libro, non so se abbia poi molti pregi, comunque se ha qualche pregio è che
umile fondamentalmente e puramente descrittivo. Normalmente i libri di manager sono prescrittivi. Vuoi diventare un grande manager? Ecco qui i 25 passi per diventare un grande manager. E giù a consigliare questa. Un'altra cosa che in genere si passa dalla descrizione alla spiegazione, poi all'uso eventuale della conoscenza per fare delle previsioni e poi le prescrizioni. In genere le persone che descrivono passano subito dalla prescrizione, perché è lì che si fattura, no? Infatti qualcuno che ha saputo descrivere di questo, qualcuno con le conoscenze, è venuto a me e dirmi: senti un po', è una cosa nuova, mi sembra, se facciamo una struttura, un paradigma, qualche cosa, andiamo a vendere le aziende dove notoriamente il livello intellettuale è piuttosto basso. Perché questo? Perché nelle aziende bisogna essere, avere i piedi per terra, no? Bisogna semplificare notevolmente, dimenticando tantissime cose che poi ci ritroviamo nella vita. Chi è come Ulisse, allora capisce che ci sono delle limitazioni in questa visione e cerca di coltivare anche le altre, senza dirlo a nessuno. Perché senza dirlo a nessuno? Perché se c'è qualcosa che uccide la carriera di un manager, quello di passare per un teorico, un lettore, no? E così via. Mentre invece deve avere, appunto, dimostrare di avere senso pratico. Ora, fondamentalmente la nostra vita è potenzialmente infelice perché non abbiamo risposte a molte cose, anche cose quotidiane, e noi abbiamo bisogno di risposte perché non possiamo vivere con i dubbi. Io adesso riesco già a vivere con i dubbi con tutta tranquillità, e questa per me è una grande conquista, forse l'unico risultato a cui sono pervenuto dopo decenni di studi, di lavoro. Allora ho trovato qui una poesia di una signora che si chiama Szymborska, si chiamava perché è morta purtroppo, ed è morta proprio nel periodo in cui siamo stati a Cracovia e non sapevo che abitasse a Cracovia. Comunque, a parte questo, quello che normalmente si dice di fronte a qualche evento, no? E cioè poteva accadere, doveva accadere, è accaduto prima, è accaduto dopo, più vicino, più lontano. È accaduto non a te, ti sei salvato perché eri il primo, ti sei salvato perché eri l'ultimo, perché da solo, perché con la gente, perché a sinistra, perché a destra, perché cadeva la pioggia, perché cadeva un'ombra, perché splendeva il sole. Per fortuna là c'era un bosco, per fortuna non c'erano alberi, per fortuna c'era una rotaia, un gancio, una trave, un freno, un telaio, una curva, un millimetro, un secondo. Per fortuna sull'acqua galleggiava un rasoio. In seguito a, poiché, eppure, malgrado, anche il quindi è da criticare da questo punto di vista, che sarebbe accaduto se una mano, una gamba, un passo, un pelo da una coincidenza. Dunque ci sei, dritto dall'attimo ancora socchiuso. La rete aveva solo un buco e tu proprio da lì. Non c'è fine al mio stupore, al mio tacere. Cioè intorno a noi abbiamo dei punti interrogativi enormi. Alle domande più importanti della nostra esistenza non abbiamo una risposta. Ciò nonostante le abbiamo trovate. Abbiamo inventato tutto, per cui abbiamo risposto. Se qualcuno è così coraggioso e forte da poter vivere senza quelle risposte, perché le risposte arrivano e si arriva alla superstizione, si arriva ai proverbi. Io ho conosciuto manager che hanno costruito immense aziende che non sapevano niente, erano ignoranti come capre, però alcune cose le sapevano e si affidavano a 3 o 4 proverbi, non di più. Certamente non leggevano. Quando diciamo accresce il capitale umano, io ho scritto un libro del 74 sul capitale umano,
sul capitale, e allora tutti dicevano cosa è questo capitale umano? Capitale, sapete che è una parolaccia nel 74, e quindi non bisognava accostare capitale a umano, no? Adesso ormai qualunque persona non sa neanche cosa sia il capitale umano, però usa questa frase perché ottiene un certo successo, un'approvazione. Quindi sappiamo poco. Questo libro, dicevo, non è, forse non è una risposta, è puramente descrittivo. Quello che io ho capito, ho scoperto, questo libro fondamentalmente, devo dirlo sottovoce, io l'ho scritto per mettere un po' d'ordine a quello che ho imparato in tanti anni. Poi che qualcuno lo apprezza, qui è stato stampato anche piuttosto bene, però ho già avuto alcune reazioni. Un mio caro amico mi ha detto, guarda, non è scritto male, concessivo, è scritto abbastanza bene, però non sono d'accordo su niente. Non essere d'accordo su niente è quasi impossibile. Qui sono in discussione con mia moglie, quando, sapete, Hitler è il male assoluto. Ma io dico, ma guarda che Hitler... Ho visto una fotografia dove accarezza un cane. Allora una persona che accarezza un cane non può essere il male assoluto, secondo me. Lei ha fatto delle cose mostruose, quindi non ho più ragione mia moglie di quante ne abbia io. Ma per dire l'assoluto non esiste così. Qui anche, non so quali sono le vostre aspettative del mio intervento, comunque c'è un'aspettativa che è antica. Cioè io per, almeno per quanto riguarda queste cose, io sono custode della verità. Io non credo che esista questa cosa che è la verità. Però abbiamo ottenuto dei risultati strepitosi in campo scientifico, che sono poi le scienze naturali. Le scienze naturali, io considero scienze naturali, ho dei risultati per cui abbiamo un benessere impensabile, che ha permesso uno sviluppo incredibile. Noi ci rendiamo conto di qual era la condizione, non so, all'epoca di Luigi XIV, da una parte c'era un re divinizzato quasi, che viveva a Versailles e così via, con la sua corte, e una massa enorme di persone che morivano anche di fame, no? C'era già in qualche modo. Tutto questo è sparito. Oggi abbiamo dei problemi che sono l'effetto collaterale di un'abbondanza enorme. Non ci muoviamo, abbiamo problemi di traffico, per quasi tutto, nessuno ha, può dire di essere ricco perché ha l'automobile. La maggior parte degli italiani hanno anche, sono proprietari di case. Però tutto quello che è stato acquisito, chiaramente, no. Cioè, abbiamo anche, diciamo, una cultura per cui dobbiamo avere di più. Anche l'economia ha dei problemi enormi legati al fatto che bisogna mantenere elevata la domanda. Il compito dei cittadini è consumare. Se non consumano, crolla tutto. Questo è cambiato radicalmente in, non so, in 100 anni, perché un tempo il problema importante era produrre, perché potevi produrre quanto volevi. C'era una tale esigenza, c'era una tale fame, no? Per cui potevi produrre, non succedeva niente in termini di carenza, di crisi. Oggi le crisi sono sempre in agguato, tutti devono produrre, le case sono piene di cose. Allora, come vedete, sto divagando, non c'è struttura in quello che vi dico. E penso che sia inevitabile. Se fosse strutturato vorrebbe dire che ho un'idea della complessità, della complessità che è della vecchia guardia. Infatti oggi ci sono libri sulla complessità. Il mondo è molto più complesso oggi di un tempo. Ecco, alcune soluzioni e più suggerimenti, a volte furbizie, tutto quel che volete. Qui bisogna convivere con questo, sapere che certe cose non le sapremo mai, forse, ma lasciamo la porta socchiusa, aperta. Perché se abbiamo dei limiti, basta avere un'informazione intorno a quello che si scopre in campo, nel campo dell'astronomia. Nel campo dell'astronomia non vediamo limiti alla grandezza dell'universo. E noi siamo su un microscopico pianeta, pieni di problemi, come dobbiamo formare i governi d'Italia. Anche questo è, come dire, se non si forma il governo, perché il governo guida, no? Sapete, in Belgio e in
in Spagna non hanno avuto il governo per tanto tempo, le cose sono andate benissimo. Quindi c'è qualcuno che vuole il governo, e non sono i cittadini, forse non si rendono conto, ma sono quelli che vogliono dare il governo. Altra divagazione. Vediamo un po' di catturare qualche cosa di quello che è stato detto. State dette delle cose veramente molto interessanti, molto brillanti, e anche fortunatamente non spiegabili, il che è, vuol dire avvicinarsi alla complessità. Quindi il metodo del, diciamo che qualche piccola prescrizione posso permettermi di suggerirla. Se una certa metodologia, per esempio la scienza, ha i suoi metodi, no? E che hanno dato anche risultati straordinari, per esempio il campo sanitario, no? Si vive fino a tanti, io ho più di 80 anni, quando a volte dico, ragazzi, io non ho più 80 anni, come dire, non sono più un ragazzo, no? Ne ho di più. E se noi applichiamo quelle metodologie applicabili alle scienze naturali che hanno un oggetto docile, io consiglio un oggetto docile, perché la formica non sa di essere studiata, non è che reagisca, continua a fare, noi abbiamo trovato dei termini, perché noi siamo costruttori di parole, e pensiamo che le parole siano vere, abbiano un senso. E quindi la formica non sa di essere studiata, mentre invece gli uomini sanno di essere studiati. Se c'è un'espressione che veramente mi secca un po', io non mi arrabbio mai, ma mi secca un po', è l'espressione gente comune, che sentite continuamente in televisione. Da una parte ci sono persone, tra l'altro, che dovrebbero stare in galera e invece sono lì a comandare, e dall'altra c'è la gente comune. Ma quale gente comune? Voi conoscete della gente comune? Non credo. Vuol dire che non avete una sufficiente capacità di comprendere. Le persone sono i sistemi più complessi che esistano, tant'è vero che loro stessi non si conoscono del tutto, in parte si conoscono. Quando dicevo credo di essere, vuol dire che io sono un gruppo, io e coloro che mi conoscono, credo di conoscermi. Quindi dicevo, qualcuno mi ha detto questo libro, sì, però non concordo per niente. Un altro di Emilio Banca, l'ho già detto da Castellanza, ma scrive, che fantastico libro, ma lo sai che leggo una pagina, poi torno indietro per gustare anche quello che ho letto in precedenza. Io mi preoccupo persino per questo ragazzo. Quindi è fondamentalmente complessità su misura, vuol dire che ogni persona crea il suo mondo. Il suo mondo e per poter gestire il mondo, per quello che sappiamo, non sappiamo quasi niente veramente rilevante. Poi ci sono alcune cose che sono ovvie, i nostri rapporti amorosi o di odio e amore, le nostre ambizioni, l'invidia che proviamo per qualcuno che pensavamo non fosse al nostro stesso livello e invece ha avuto un momento di stipendio, tutte queste cose piccole. E si arriva poi a una scelta che non tutti possono fare, quella di voler vivere una vita piena oppure una vita qualsiasi. A volte qualcuno viene convinto di essere una persona normale. Come tutti gli altri, così. Lui si sta ingannando, si sta svilendo, perché probabilmente ha delle risorse, ha delle qualità che forse non conosce. Poi uno non conosce se stesso, convive tutta la vita con questa persona. Però pensate a come ci evolviamo nel tempo, come cambiamo nel tempo. Quante cose ci piacevano un tempo, adesso non ci piacciono più, poi tornano a piacerci e così via. Quindi dicevo, non bisogna far leggere questo libro ai ragazzi. Bisogna che si illudano che la scienza è un'accumulazione di conoscenze, noi la sappiamo più lunga di come la sapevano i nostri predecessori.
Però avete notato che mentre un libro di scienza dell'epoca degli Egizi, perché qualche libro considerato scientifico in quanto descrive la natura, no? Esiste, no? Ma lo leggiamo e possiamo sorridere o essere ammirati per il fatto che non sapendo niente avevano inventato un mondo, no? Mentre invece noi leggiamo ancora Platone, Aristotele, leggiamo poesie, ma come mai? Perché loro sono veramente vicini a noi e noi siamo vicini a loro, eh? Noi siamo vicini a loro, perché in questo campo non c'è stata fortunatamente un'evoluzione. Noi non siamo migliori di quelli di un tempo. Per certi versi siamo anche peggiori, perché abbiamo detto una strumentazione che ci rende molto pericolosi, molto pericolosi. Dunque, adesso che vi ho spiegato tutto in modo analitico, avevo la tentazione di leggervi il libro qui a Roma. Poi ho pensato per ragioni umanitarie. Se volete potete anche comprarlo, potrebbe costare anche troppo. E così meglio. E qualcuno ci ha promesso, ma siccome c'è stata una correzione, c'era qualche errore, eccetera, e adesso bisognerebbe pubblicarlo su Amazon in forma di ebook, come si dice. Il che vuol dire che costa, in genere costa molto meno. Io compro il doppio di ebook. Infatti loro scrivono, è il prezzo imposto dalla casa editrice, come dire, se l'avessimo fatto noi il prezzo, con 3 euro potrei comprare questo volume. Quindi è un libro pericoloso che non insegna niente, non prescrive niente, non dà nessun consiglio, descrive soltanto. Però il mondo dipende da, come si dice, no, la bellezza nell'occhio di chi guarda, ma il mondo è nell'occhio di chi guarda. È stato anche sottolineato che l'osservatore crea anche il mondo. E quindi questa nostra capacità di vedere il mondo in un certo modo vuol dire che abbiamo scoperto l'astuzia di voler vivere una vita piena. E si è sempre in tempo, perché qualche volta ormai ci siamo, come dire, strutturati in modo da vivere una vita cosiddetta normale, una vita comune, quando ci sono possibilità enormi. Fermami, bloccami, dimmi che ho già parlato troppo. Dobbiamo fare delle domande, dai. Cerca di rimanere, facciamo lo spazio. Ecco, se c'è qualche... Sì, è vero. Qualche domanda, sì. C'è qualche domanda? Uno per volta, per favore. Eccoci. Riprendiamo il concetto bellissimo, quello della stazione della posta, no? Facciamo di essere come in una stazione di posta dove ci scambiamo messaggi. Qualcuno passa, lascia un messaggio, altri lo riprendono, era bellissimo. Vediamo chi ha da contribuire con un messaggio. Messaggio numero uno. Chiedo agli espertissimi, questo porsi le domande che avvengono soprattutto quando si raggiunge quella certa età che poi è molto incerta. Allora, ogni domanda, non si troverà mai una risposta, ma produce altre domande. Oppure quelli che ne sanno di più trovano le risposte, con il che non nego che abbiano altre domande, ne avranno sempre. Ma certo, o ci sono state risposte dall'epoca dei primi, dei nostri antenati, quelli delle civiltà che avevano, ha detto non c'è stata evoluzione nel senso del pensiero. Ci sono state risposte o non ci sono state? Le domande sono state scritte. Anche qui penso ci siano diverse risposte, però posso cercare di dire che cosa penso. Le risposte in alcuni casi sono state date da qualcuno, e qui la popolarità di certi persone considerate saggi, no? E tutti a seguirli perché hanno detto così, anzi vengono citati, no?
In questo caso, soprattutto nel campo scientifico abbiamo dei risultati, e quindi se hai l'influenza prendi un antibiotico e vedrai che domani stai meglio. Ma nel campo dei rapporti umani, di quel che proviamo noi, siamo un campo di una complessità insuperabile. Io non invidio chi studia psicologia, cioè queste cose che dovrebbe dare risposte a comportamenti che sono considerati non accettabili e così via. Anche perché su questo noi abbiamo pensate a poeti grandissimi che sono stati autentici criminali, no? Ci sono dei punti interrogativi a cui che non sappiamo sciogliere. Questo per quanto mi riguarda. Poi ci sono persone invece ad ogni domanda una risposta. Noi siamo, credo, ammirati quando assistiamo a qualche incontro in televisione, vediamo che c'è quello sempre pronto a dare una risposta, e dice, caro, come si esprime? Questo è considerato una forma di intelligenza. Adesso le forme di intelligenza si sono moltiplicate, e una volta erano due sole, cioè il fatto di matematica e argomentare. Adesso c'è, no? L'intelligenza. Noi arriviamo, dopo centinaia e migliaia di anni, a non sapere cos'è l'intelligenza. Io in uno di questi incontri ho invitato Boncinelli. Boncinelli è uno dei più grandi biologi del mondo. E la sua conclusione era che noi non sappiamo da dove vengono le idee. Mentre invece voi trovate fior di scuole, di corsi, come diventare creativi, no? Le persone non sono affatto creative, non viene loro mai nessuna idea se non quella che sono riusciti a rubare a qualcuno e lo ripetono fino a quando poi si consuma. Quindi ci sono delle cose misteriose, comprese queste fondamentali. Perché questo noi lo consideriamo intelligente? Perché ad una domanda dà una risposta soddisfacente. Però questa risposta è soddisfacente, ma dipende da noi che la consideriamo soddisfacente. Quindi continuamente siamo alle prese che abbiamo più importanza noi che ascoltiamo, o abbiamo un'importanza analoga allo stesso livello di chi sta dicendo qualcosa. Posso aggiungere qualcosa? Come no. No, perché io posso dire, temo le persone che hanno dato tutte le risposte, perché se avessi tutte le risposte fonderei una setta esoterica oppure una chiesa, no? Perché tu, se andate da come vengono bussare alla vostra porta qualsiasi setta, qualsiasi esponente di questa setta, c'ha tutte le risposte a tutte le domande che voi avete. E il problema non funziona, cioè ha ragione Giuseppe Scifo, le cose non funzionano così, no? Infatti, quello che mi piace più del suo libro è che chiude con un forse, ed è la cosa più bella di tutti i libri, quel forse finale. Cioè dice, io ho detto tutte queste cose, forse sono cose che, diciamo, che hanno qualche grano di verità, forse no, non lo so, insomma, quindi questo è quel forse piace assai. E che ritengo sia importante farsi domande, incessantemente le domande, e anche se si dà la risposta, ritenerla provvisoria, cioè metterci forse vicino, perché secondo me questa è l'essenza, e non è che non c'è una progressione, perché in realtà si sviluppa così un dibattito, cioè noi abbiamo la visione economicistica, no? dello sviluppo come progressione verso una direzione. In realtà, in una visione della complessità, si sviluppa un dibattito sempre più consapevole. Questo è, secondo me, un elemento di progresso, tra virgolette, no? Cioè questo arricchimento continuo dei punti di vista, degli elementi, dei dettagli, no? Per cui oggi, come pensiamo l'intelligenza, appunto, come pensiamo la vita, eccetera,
è un territorio pieno di interrogativi, ma perché ci abbiamo la possibilità di manipolazione genetica, no? Ci abbiamo il neuroimaging che ci fa capire quali sono i neuroni che si attivano nella nostra testa, e quindi ci poniamo le stesse domande sollecitate in una nuova forma da queste conoscenze provvisorie che fin qui abbiamo raggiunto. E secondo me questa è il vero, diciamo, la vera attitudine. Non fidarsi neanche eccessivamente delle proprie certezze. Quindi cercare le risposte, non necessariamente trovarle, no? Oppure quelle che si trovano, ritenerle provvisorie. Sono i consigli che poi sono difficili da utilizzare, no? Io invece che ritengo molto pratico questo consiglio, perché significa che tutto si trasforma in un'intelligenza situazionale. Cioè, quando è che noi diciamo che la persona è intelligente? Quando riesce in qualche modo a interagire efficacemente con gli altri in una situazione, cioè un'intelligenza situata. Parlare di intelligenze astratte, metafisiche o totalizzanti non ha senso. L'intelligenza è situata, e io sono considerato intelligente se in questa mia relazione con voi in qualche modo sono riuscito a stabilire come ci la relazione, no? E noi ci mettiamo tutti d'accordo, no, e noi cerchiamo di essere intelligenti. Questa è la mistificazione di qui sopra, cioè la superstizione di questo. Vabbè. Sì. No, volevo sapere se c'era qualche altra persona del pubblico. Ecco, posso parlare dopo. Prima volevo cercare di capire una cosa, diciamo, da quando l'uomo ha cominciato a pensare, senz'altro quelli più bravi, diciamo, hanno capito che c'era una complessità lì. Anche Newton, quando ha scoperto le sue leggi, ha detto che lui ha trovato solo le sassoline nella spiaggia, mentre c'è l'oceano da conoscere. Adesso, una volta si sapeva che c'era questa complessità dietro, però adesso attualmente se ne parla e viene messa in evidenza, e magari perché è di moda, potrebbe darsi che in qualche modo crei una sensazione di incapacità di imparare, oltre ad avere un atteggiamento critico nella propria conoscenza, se viene diffusa a livello generale questa sensazione, questa idea di complessità, crea in qualche modo una difficoltà ad andare avanti, una sensazione di impotenza nel conoscere le cose, o no? Sono piccola notazione, non è una risposta la mia. È il riferimento analogo a quello della gente comune. Quando si dice l'uomo oggi, di chi sta parlando? Del signor Rossi che abita proprio di fronte a me? O parla? Ma di chi? Quante persone si preoccupano della complessità o sono consapevoli della complessità? Pochissime. Qui siamo pochissime persone attratte per vari motivi alla curiosità di sapere qualche cosa, e ci sono miliardi di persone che hanno ben altri problemi da fare, alcuni di una banalità tremenda ma è terribile nello stesso tempo. Riuscirò a mangiare domani? Queste cose, quindi anche queste generalizzazioni sono degli errori. Io addirittura sono contrario, ma so che è una battaglia, non faccio neanche una battaglia, dico solo una considerazione banale. Il verbo essere è un grande mistificatore. Io non sarei autorizzato di io sono Giuseppe Scifo. Perché? Perché c'è scritto sulla carta d'identità. Ma scherziamo. Io sono, se sono, cioè voglio sapere in profondità chi sono, dovrei chiedere a un sacco di persone che hanno idee anche molto diverse, no? Che è antipatico, però simpatico, tutte queste cose strane, no? Per cui poi ci può essere anche una generalizzazione, questa si produce con la paura. Per esempio, chi è che osa criticare un dittatore quando la sera stessa se a criticare gli arriva una pallottola in testa? E allora sembra che ci sia un'omogeneità di giudizio, no? Qualche volta c'è anche questa per quelli che seguono e quindi non si fanno un'idea propria e vivono una vita,
affari loro, Io sono bene. Qui l'unico, non dico prescrizione, ma un suggerimento, perché avere una vita piena è molto più interessante, è molto più divertente, è chiaro? Mi dispiace solo di essere così vecchio. Professor Vianello vuole dire, ecco, c'è un altro momento. Prego. Volevo chiederle, qual è la sua idea, o se può dare una definizione di complessità? La mia? Pensavo davvero di essere riuscito, insomma, a dire qualche cosa. Potrei, molto sinteticamente, complesso è un fenomeno nei confronti del quale non abbiamo una risposta. E se abbiamo una risposta è risposta che io so essere provvisoria. E quindi sono sempre, meno male che ho un buon carattere, sono sempre un po' inquieto. Perché la risposta che ho dato durerà quanto durerà? Qui c'è Popper di mezzo, no? Ma anche Popper, Popper che diceva che la verifica che è l'imperativo della scienza, no? Come, perché posso fare questa affermazione? Perché poi se faccio la sperimentazione che è stata fatta da chi ha scoperto questa legge, ritrovo gli stessi risultati. Quindi dice, non c'è niente di più facile trovare queste cose, no? E quindi parlo poi di falsificazione, no? Era stato intervistato e uno gli aveva chiesto, scusi, ma la sua idea è falsificabile? Si era arrabbiato tremendamente, perché non aveva una risposta, non era falsificabile. E quindi noi abbiamo anche con queste contraddizioni, eccetera. Per fortuna poi la gente, c'è un film di Woody Allen, il professore di Woody Allen con la Keaton che si trova nel Museo di Scienze Naturali, e lei, parlando più di meno, dice, ma tu ricordi i nomi dei satelliti di Giove? Dico, no, io non li conosco. Per fortuna non è un argomento di tutti i giorni, insomma, no? Quindi sono anche cose che non interessano a nessuno, né bisogna tormentarsi. Quindi anche questo, l'unico suggerimento vaghissimo di complessità su misura, che ognuno sceglie il livello di complessità che può sopportare, togliendo questa antica aspirazione alla verità. Chissà che diavolo è la verità. Chissà che diavolo è la verità. C'è la verità. Un modulo, l'F24, bisogna compilare in questo modo. La verità è quella. Ci siamo messi d'accordo, certo. Ma su cose più importanti? Ma mi ama veramente? Io amo veramente? Quanto durerà questo amore? No, queste sono domande di fondo importanti per la nostra vita e anche altre. Grazie. Allora, quindi lei ha avuto una risposta insoddisfacente, suppongo. No, se lei mi dicesse che è soddisfacente, ma mi deluderebbe. O dire che ho sbagliato. Una breve considerazione. Ho appena letto l'ultimo libro di Edgar Morin, dal titolo molto significativo, che rientra proprio negli argomenti, nei temi sviluppati questa sera. Il titolo è significativo: Conoscenza, ignoranza, mistero. Più o meno temi che abbiamo affrontato anche adesso. Questo ci dimostra come, nonostante i grossi, indubbi progressi della conoscenza scientifica, ma anche in altri campi, ma soprattutto la scientifica, ancora non siamo in grado di dare, e questa è anche la conclusione di Morin, grandi risposte alle domande che da sempre l'uomo si è posto. Da dove veniamo? Sappiamo molto poco. Ve lo dico perché seguo abbastanza da vicino la biologia evoluzionistica e l'origine della vita. Chi siamo? Ma lo sapete voi, è molto difficile dire cosa siamo. Siamo degli animali, degli animali particolari, adesso è molto difficile dare una risposta univoca. Beh, dove andremo è meglio lasciar perdere.
Ecco, quello che io però, dopo aver detto questo, voglio affermare, e credo di essere in linea con i due relatori, è che qualsiasi affermazione categorica è sbagliata. Anch'io, e sono d'accordo con Giuseppe Scifo, non parlo più di verità, parlo solo di conoscenza, proprio perché forse la conoscenza, la verità, come diceva Dante, la conosceremo quando saremo faccia a faccia, forse, per chi ha fede. E in questo senso voglio anche portarvi la citazione di un'altra grande figura. Potrà sembrarvi strano in questo contesto, un teologo, un grande teologo che io ho avuto la fortuna di conoscere e diventare peraltro anche amico, che è Jürgen Moltmann, che in un testo, in un articolo recente che lui ha scritto, dice dobbiamo assolutamente relativizzare tutte le ideologie e tutte le religioni. E quando dico ideologie c'è anche quella scientifica, perché tradendo anche la sua radice, la scienza talvolta si trasforma in ideologia. È una verità profonda ed è in linea con quanto è stato detto questa sera, che conoscenze precise non ne possiamo avere e possono essere soltanto scalfite all'interno di questa visione complessa dei fenomeni. E in questa complessità non ci vedo nulla di male, anzi ci vedo una grande ricchezza, perché io affermo con molta convinzione che per fortuna la vita, il cosmo, l'universo è troppo bello, troppo sfaccettato per essere ridotto a un'unica dimensione, a una teoria del tutto. E aggiungo, grazie a Dio. Allora, se posso dire due cose, dopo ci arriviamo alle conclusioni, volevo solo dire questo. Io ho accettato con grande piacere di fare l'introduzione alla prefazione al libro di Scifo, però per dirvi l'articolazione che l'ho letto attentamente, alla fine ho fatto la prefazione, dopo in preparazione dell'incontro di oggi ho chiesto a Giuseppe Zollo di mandarmi le sue riflessioni e mi sono reso conto, dopo quello che aveva scritto lui, che l'avrei fatta in una maniera diversa se avessi dovuto farla la settimana scorsa. E dopo la discussione di stasera stavo pensando che forse la farei una terza volta un po' diversa. Questo per dire che nel giro di due mesi la percezione dello stesso libro cambia in funzione delle interazioni che abbiamo. Ecco. Volevo soltanto dirvi pochissime cose, perché l'abbiamo già discusso il nostro, però c'è una frase che mi ha colpito nel libro di Scifo, che dice: una pietra è una cosa molto semplice se la osserva una persona, se la osserva un geologo è una realtà molto complessa. Ecco. Cioè, in questa semplice frase che dice, attenzione, la complessità oggettiva di una pietra viene percepita in maniera molto diversa tra chi magari la usa per tirarla dentro lo stagno e chi vuole sapere la storia della Terra in quel posto. Quindi, che cosa c'è in questa riflessione? C'è la presa di consapevolezza che la complessità non è soltanto oggettiva dell'oggetto che tu consideri, ma è anche funzione del soggetto, e quindi è posizionata nella relazione tra oggetto e soggetto. Allora, qual è il punto nodale che esce da queste riflessioni? Che alla fine il mondo scientifico ha sempre cercato di rendere il fenomeno il meno soggettivo possibile. Cioè, tutta la storia della scienza vuole escludere il soggetto. Ma se noi arriviamo a dire, attenzione, che in realtà le cose dipendono dal soggetto, capite che stiamo andando su una linea che dimostra perché la complessità fa fatica a entrare nella diversità. Perché, attenzione, rispetto al metodo scientifico classico, dove una cosa scientifica se la puoi replicare in tutte le parti del mondo, con tutti i soggetti del mondo, è sempre la stessa, se noi stiamo dicendo, no, attenzione, guarda che la soggettività esiste, e allora capite che questo è il nocciolo della questione su cui
Perché attenzione, il problema della qui adesso per citare il famoso libro delle due culture, no? Infatti l'approccio scientifico e l'approccio umanistico, perché la verità è che noi non riusciamo a ingabbiare il mondo, ad esempio, della vita o ancora più il mondo sociale dentro il sistema di equazioni. Come facciamo a mettere l'amore di una coppia, di una madre col figlio dentro un sistema di equazioni e replica? Oppure come facciamo a studiare, ripetendo, la migrazione di un popolo? Cioè, se vi mettete nei panni di chi deve studiare le scienze sociali, il metodo scientifico, così come l'ha formulato Galilei, è inapplicabile, perché noi la maggior parte dei fenomeni non sono replicabili. Cioè, quello che voglio dirvi è che o noi partiamo dalla consapevolezza che non possiamo dire, siccome non possiamo replicare il fenomeno, allora non possiamo studiarlo, peggio, stiamo facendo fuffa. Perché guardate che sotto sotto il grosso della discussione è che chi ha un approccio scientifico si considera legittimato e chi invece si prende l'onere e l'onore di affrontare il mondo che non è affrontabile col mondo scientifico, col metodo scientifico, entra in un mondo dove sostanzialmente dobbiamo ancora costruire consenso. E quindi quando prima dicevamo, attenzione, non c'è soltanto il metodo scientifico, ma c'è tutto il metodo narrativo. Guardate che se vi prendete tutti gli studi di psicologia, che è una grande complessità, il sé è fatto in relazione. E noi, la nostra mente non è forgiato per le storie, è forgiato dalle storie. Cioè noi siamo sostanzialmente figli delle storie che ci raccontano. C'è qualcuno che studia e dice che le storie sono dei simulatori di volo che ci aiutano a comportarci con le storie, eccetera. Quindi noi dalle storie e esperienze di tutti ci servono per comportarci. Ma poi c'è il terzo livello che diceva prima Beppe Zorro, c'è l'istinto. Noi per milioni di anni siamo sopravvissuti né senza l'approccio scientifico né senza l'approccio narrativo. Avevamo l'istinto e ci salvavamo, e se c'era il leone ci salvavamo perché avevamo capito che avevamo... E quindi quello che voglio dirvi è che, e per non parlare dopo delle superstizioni, cioè quello che voglio dirvi è che noi dobbiamo avere l'umiltà intellettuale, che siccome il mondo è complesso e non siamo riusciti a ingabbiarlo, noi dobbiamo tenerci aperti a strumenti magari più soggettivi, ma che sono fondamentali per la sopravvivenza, altrimenti noi ci stiamo auto-escludendo da una correlazione positiva col mondo esterno. Ecco. E concludo pensando che Schifo ha fatto il consulente, che nell'immaginario collettivo è come il dottor Wolf, no? Che bussa e dice: buongiorno, sono il dottor Wolf, io risolvo problemi. Capite che se uno dice: buongiorno, sono il dottor X, io pongo domande, è qualcuno che paghi perché qualcuno pone domande, è difficile, però siccome è sopravvissuto vuol dire che qualcosa è riuscito a fare. Quindi lo ringrazio, perché fare un mestiere dove non dare soluzioni viene premiato vuol dire che è un mago, e quindi vuol dire che come aveva già capito Zorro, lui è ormai verso la frontiera, la frontiera della complessità necessaria. Grazie Giuseppe. Non sono sempre stato così, in passato ero stato più stupido e potevo fare il consulente, cioè davo delle risposte precise che mi venivano anche pagate. Dopo aver detto che nel libro non ci sono prescrizioni o suggerimenti, eccetera, però a un certo punto mi sono detto: ma uno che tira fuori la bellezza di 24 euro, che è una spesa enorme per un libro, qualcosa devo portare a casa. Anche c'era una domanda disperata, cos'è la complessità? Chissà che cos'è, ognuno ha il suo livello di complessità, in genere cerchiamo di ridurla, giustamente, di ridurla, bisogna controllare la complessità, ridurre la complessità, il grido disperato che c'è in tutte le organizzazioni, semplifichiamo, semplifichiamo. E che vuol dire semplificare? Vuoi semplificare la tua vita? Comincia a buttare via un sacco di variabili,
con una variabile sola, per esempio far tanti soldi, per Marco tutte le tue energie sono su quello e può darsi che tu diventi, tu possa diventare anche ricco. Nelle ultime pagine, credo, che poi dico 24 euro per avere questo suggerimento mi sembra un po', troppo, è che io sottolineo l'importanza di affrontare la complessità con ironia e vigore. Ironia, ma tenetela per voi l'ironia, no? Eventualmente la usate con gli amici. E il vigore invece è quello imprenditoriale, per esempio. No? Io voglio realizzare, tutti conosciamo persone che anche intellettualmente non sono, dico, ma se uno ha fatto tanti soldi deve essere anche intelligente, non lo escludo, un tipo di intelligenza particolare. Ci sono, noi abbiamo tutti amici più ricchi di noi, questo è un fatto. Tra l'altro mi chiedo perché ci considerano loro amici, no? Visto che loro possono fare cose che noi non possiamo fare. Quindi ironia e vigore. Ironia che rende la vita più bella, più ricca, e vigore se vuoi ottenere un risultato. Ecco, per fortuna io non devo più ottenere nessun risultato. Grazie. Bene, io volevo dire una piccola battuta conclusiva. Innanzitutto ringraziare entrambi i relatori con molto calore perché è stata una serata bellissima. Ciò che è emerso in maniera evidente, che si collega anche, credo abbastanza strettamente, alle parole che ha detto Giuseppe Scifo ora, è che questo excursus sulla complessità che abbiamo cercato di ricostruire questa sera ci dà un'indicazione chiarissima, cioè fondamentale proprio per un nuovo umanesimo sul quale noi stiamo tentando di lavorare, una nuova visione della vita, è l'umiltà, cioè partire da questa consapevolezza della nostra ignoranza e l'umiltà nel cercare delle soluzioni che necessariamente saranno sempre provvisorie perché siamo un popolo in cammino. Speriamo verso un futuro migliore, anche se gli orizzonti non sono peraltro molto belli o le prospettive molto nobili. Ecco, io ho con questo concluso, darei la parola a Francesco Nazzi che dice qual è il prossimo appuntamento. Infatti, non sappiamo da dove veniamo, né chi siamo, né dove andiamo, ma continuiamo a chiederci cose, a porci domande. E la prossima domanda che ci poniamo sarà la seguente, ed è il titolo della conferenza del professor Angelo Floro: da Biblos a Bib, l'urgenza di una rifondazione umanistica nella società transumana del terzo millennio. Seguiranno il 5 giugno una conferenza del professor Paolo Grossi, da poco che è stato l'ultimo presidente della Corte Costituzionale, parlerà su un nuovo modo di intendere la proprietà privata, 5 giugno, e poi il 13 giugno avremo sempre sul tema della complessità Mauro Cerulli. Grazie a tutti e buona serata.